How old are you, Moses? I'm 20. 16. 3. 20. I'm 23. Una quindicenne malata di cancro, figlia unica di una pianista fragile di nervi e di uno psichiatra. Un ventenne tossicodipendente sbattuto fuori di casa che si mantiene da piccolo spacciatore. Una vicina di casa incinta, sola e naif. Se sulla carta le premesse evocano il dramma familiare, sul grande schermo vivacemente riempito dallo sguardo dell'esordiente Shannon Murphy, queste si traducono in romanzo di formazione transgenerazionale, con un pizzico di commedia romantica formato adolescente in agrodolce, sullo sfondo di una Sydney residenziale ma non stucchevole. È con questo tono, infatti, che la giovane regista australiana, ma di formazione cosmopolita, ha scelto di adattare per il cinema la pièce teatrale Baby Teeth di Rita Kanjase, mantenendone sia il titolo che la forza narrativo-drammaturgica e cercando tuttavia di dotare il testo di una sua autonomia cinematografica, al punto che il film non sembra affatto di ispirazione teatrale. My brother's doing a party tonight. She come. Do your mom know where you are? It's yours. Il dato è certamente un valore per questo lungometraggio di 2 ore che volano con la stessa levità con cui la teenager Milla vive il suo primo amore, ben consapevole che sarà anche l'ultimo. Il sentimento nascente e le pulsazioni sessuali per Moses riescono a prevalere persino sulla paura della malattia, contagiando beneficamente i genitori disfunzionali. Shannon Murphy, finora nota solo per cortometraggi e serie televisive in patria, ha dimostrato il coraggio e la consapevolezza del mezzo cinematografico per affrontare un tema tanto delicato, dosando lo sguardo e facendosi testimone mai giudicante né retorica del dolore di Milla e della sua famiglia. Se per l'approccio linguistico messo in campo appaiono chiare le ispirazioni, dalle stesse dichiarate, al cinema di Harmony Korine e Andre Arnold, lo sguardo della Murphy risuona di piacevole freschezza e indubbia personalità.